degli scherzi, una falsa chiotta prestigiosa e quella che ama il porno mexicano. Sì, hai già scocciato. Io sono Matti, noto youtuber italiano, videogamer e super esperto di tecnologia. Video cosa? Super esperto di cosa? E noto youtuber di cosa? Di YouTube, insomma. Chi non lo sapesse, io sono Mamma Giulia e lei è... Figlia Chiara! Insieme siamo Mamma Giulia e Figlia Chiara. Colore preferito? Giallo, come la mia bellissima felpa di Nina e Matti. E se la volete, beh, c'è il link qua in descrizione, ninaemati.it. Esatto, sono uscite le nostre nuove felpe del 2022, guardate. Io quella con il nostro logo gigantesco, Nina e Matti. E io questa qua, con il portale, è bellissima. Tra l'altro ci tenevamo a ringraziare Giada Pasquini che ha comprato la nostra felpa. Falsacchiotti, se volete essere salutati, ricordatevi di taggarci su Instagram con una vostra foto, ok? Così almeno noi la metteremo in un video e vi saluteremo. Beh, ovviamente il mio è rosso, come la passione, sì, come le rose, capito, come... vabbè, qual è il tuo colore? Cintia! Mamma mia, quanto è lilla, rosa, cioè, vabbè. Lascia stare. Chi sarà? Raccontare meglio una barzelletta? Aspetta, c'è. No, ce l'ho io, zitto. Io entro in un negozio e dico: per favore, vorrei una tuta. E la commessa mi dice: non ce l'abbiamo. Adesso non ce l'abbiamo. Ok, forse è Matti il più bravo della coppia a raccontare una battuta. Sì, sentite qua. Un uomo entra in un caffè. Splash! Bella? Divertente? Sono il migliore? Ammettilo. No. Io! Io non me la faccio muovere cane pazzo. Ho dato un pezzo di pane al tuo pazzo cane. Allora, quello non è una barzelletta. Però hai fatto ridere. Chi è il più falsacchiotto? Io. Io sono il re dei falsacchiotti. E io sono la regina delle falsacchiotte. E insieme siamo il re e la regina dei falsacchiotti. Un po' di più io. Chi è? Secondo me tu. Secondo me Nina. È vero, Nina, è vero, hai perfettamente ragione. Solo per Chiara e Giulia. Avete letto Nina e Matti il portale magico? È ovvio. Sì, allora ragazzi, io l'ho letto tutto in una sola foto. Non devi raccontare. No, volevo solo dirvi che quel... la pagina... No, non devi dire niente. Va bene, non spoilerò nulla. Chi non l'avesse ancora fatto, acquisti il libro di Nina e Matti. Perché io l'ho letto tutto, ragazzi. Okay. Il vostro più grande sogno? Andare sulla luna. Ah no, questo non era il mio sogno. Mangiare un cornetto di... ah no, l'ho già fatto. Non lo so. Avere un allevamento gigante di animali. Wow, bellissimo sogno, Ninna. Il mio sogno è realizzare tutti i miei sogni. E non ho un sogno specifico in questo momento in realtà. Però vi auguro di realizzare tutti i vostri sogni, falsacchiotti. Diventare una parrucchiera. Io pensavo che dicessi un'astronauta. Ma che estra, un'altra astronauta? Non lo so neanche dire. Vabbè ragazzi, il mio sogno più grande è vedere figlio Diego che si sposa. Sì, il mio più grande sogno è vedere figlio Diego all'altare. Qual è il video che vi siete divertiti di più a registrare? Forse il mio è stato quello sugli scivoli acquatici. Ma lo stavo per dire io! Quello in cui chi urla di più ha perso e io ho urlato tantissimo. Forse anche io. Quando sono entrata a casa di Ninna e Matti, che mi hai fatto esaurire, perché io ero convinta che tu eri in Liguria. Non, tu sei andata a Roma di nascosto da loro. Un casino. Vabbè, quello che mi sono divertita di più in assoluto è stato... beh ragazzi, tutti i video noi ci divertiamo, cioè... Andiamo avanti. Cibo preferito? Cornetto canutella. Vabbè dai, è inutile stare qui a dirlo, la pasta alla carbonara. Però ho scoperto che anche la piadina calda con zucchero a velo, canutella è buonissima. Sì, confermo. Risotto giallo, cioè risotto alla zafferana. E a me il risotto alla parmigiana. Chissà perché siamo mamma. No, anche io lo voglio, il risotto allo zafferano. E io la parmigiana.
parmigiana, quindi io risotto bianco contro risotto giallo. Sì. Cibo che invece non vi piace proprio. Ah, a me il cornetto carutella, mamma mia, non voglio parlare nemmeno con una persona a cui piace il cornetto carutella. Ok, allora vattene, dato che lo mangi anche tu. Anche scherzavo. Comunque un cibo che non mi piace proprio sono le carote cotte. Cioè crude mi piacciono tantissimo, ma cotte proprio no. Burger King. Non ti piace il Burger King? Cioè, ma tutto il Burger King, cioè quindi qualsiasi cosa, sia le alette di pollo, e le crocchette, le patate, no, tutto? O l'hamburger che fanno al Burger King? Non mi piace niente. Ah, ok. No, a me il cibo che non mi piace in assoluto è la torta al lampone. Non mi piace. A me mi piace la torta al lampone. Comunque non si dice a me mi, ma mi si dice a me piace o... L'ho detto! A me mi piace! Va bene. A me mi piace. Chi sa dirmi chi è il gatto più bello del mondo? Io! È Piadina. È Willy. È Willy. Sei sbagliato di nuovo, è Piadina. Ho detto che è Willy. Willy. Piadina. No, non è vero. Piadina. Willy. Piadina. Willy perché dorme. Piadina. Perché dorme di più Willy. Willy? Sì. Willy? Mangia soltanto, mangia. Invece Piadina, io quando andavo a casa di Minnie e Matti, la vedevo sempre dormire nel divano. No, secondo me dorme più Willy. Bla 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 bla. Ragazzi, secondo voi è più bella Willy o Piadina? Che animale vorresti essere? Bella domanda. Fammi pensare. Io un cavallo. Io? Oh, perché non lo so? Io un cavallo. Io una balena. Una balena? Sì, non posso essere una balena? Ma è strano. Ah, non farti domande. Inizio prima io, Va bene. No, inizia prima tu. Sei sicura? No, aspetta. Guarda che non mi puoi copiare. Aspetta! Un criceto! Ah, invece a me mi piacerebbe essere un ghepardo. Sei di quelli che corrono. Da 1 a 10, quanto sono simpatiche mamma Giulia e figlia Chiara? Rispondo io, se permetti. Ok. 11. 11? Aspetta, non c'era nella classifica. 10. Esatto. Ci divertiamo troppo perché sono troppo simpatiche, quindi 12. 12? Sì, tu hai detto 11, io dico 12. Ok. Fate qualche sport? Sì, io faccio pattinaggio sul ghiaccio, poi faccio danza classica. Sì. Ah, e poi vado anche a cavallo. Sì, 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 sì. Nei tuoi sogni, Ninna. Vabbè, mi alleno solo in palestra. Io vado in palestra e gioco anche a padel, che è un gioco simile al tennis. Io sì. Io no. E scusami, qual è il tuo sport? Ginnastica acrobatica. Ah, allora vedi che ogni tanto te lo ricordi, se no devo sempre dirtelo io. Non è vero. Vabbè, io ragazzi non pratico nessuno sport, ma lo sport fa benissimo. Quindi fatelo anche voi, Bravissima. Mi raccomando. Bravissima, bisogna sempre allenarsi. Colore degli occhi? Celesti. Verdi? Celesti. No, allora i miei sono veramente verdi. Ninna invece sta dicendo una falsa chiotitudine. Vabbè, i miei sono un po' verdi e un po' marroni. I miei marroni sfumato cioccolato. Sì, abbiamo capito, sì, sì, sì. Perché tu mangi sempre la cioccolata, lo vuoi capire? Ah, io ce l'ho cioccolato, cioè ce l'ho il colore di cioccolato perché mangio il cioccolato? Vabbè, allora, io alcune volte ce l'ho verdi e alcune volte marroni. Perché tu sei un criscettino, mangi l'erba, è vero? Chi è il tuo idolo? Il mio idolo? Beh, il mio idolo... non lo so, chi è il mio idolo? Il mio idolo sono io. Oh, mamma mia. Il mio idolo è Paquito Navarro. Che c'è? Che significa? Paquito Navarro è il nome di una persona. Ah, sembrava il nome di un piatto di carne. Allora vi spiego perché tutti non lo conoscerete. È un giocatore di padel e il mio sogno è diventare forte come lui. Paquito Navarro! Ok, basta, basta. Ok. Mi manca. Perché? Perché mi devi sempre rubare la frase? Tu mi dimmi. Mi piacciono. Lo so, allora, ce li guardiamo al mattino, ce li guardiamo al pomeriggio, ce li guardiamo alla sera. Ragazzi, noi viviamo con Ninna e Matti. Cioè, io ormai conosco talmente bene Ninna e Matti che è come se fosse mio fratello e mia sorella. Sì. Guarda, c'ho anche le scarpe da Ninna e Matti. Hai una migliore amica? Sì, la mia migliore amica è Piadina. Che carina, Piadina. Io non ho una migliore amica. Vuoi essere la mia migliore amica? Ma io sono la tua fidanzata. Ah, vabbè, allora niente, non ho nessuna migliore amica. E lei chi è la tua migliore amica? Melissa. La mia migliore amica del cuore.
Ragazzi, io ce l'ho una migliore amica. Sapete chi è? Io lo so. Ha i capelli fino qua, biondini, e è alta tipo così, e ha 7 anni, quasi 8, il 28 maggio. Io sì. Pensavo... Figlia Chiara è la mia migliore amica. Io pensavo un'altra cosa. A Monica, la mia amica? No, è figlia Chiara la mia migliore amica. Una tua grande paura. Io devo essere sincero, fino a qualche anno fa non avevo una grande paura, ma ultimamente ho davvero tantissima paura dei serpenti, ma soprattutto dei coccodrilli. Io invece ho paura degli insetti, è così, è una cosa brutta da dire, ma non è che mi fanno paura, mi fanno un po' più, ecco, impressione. Tra l'altro non so se te lo ricordi, ma nel nostro viaggio a Dubai, beh, siamo andati in una specie di zoo e c'era una signora con un serpente in mano che ce lo voleva far accarezzare ed è arrivata e ha fatto hello! E io... Matti... No, no, no! Sì, è stato divertente. Buio, ranni e serpenti. Io invece paura del buio non ce l'ho. Ho paura di rimanere da sola, sì, tanto. No, anche io ho paura. Ma non è che... Io ho paura di rimanere da sola, di perdere le cose più care a me e soprattutto ho paura che Chiara un giorno si fidanzi, mi lasci e scappi di casa. Non è vero. Tanto lei non andrà meglio. E già piange. Cosa piange a fare? Va bene, su. Preferisci dolce o salato? Salato. È difficile perché il mio cibo preferito è il cornetto con Nutella che è dolce, però salato anch'io, sì. Perché c'è la pizza. Salato! Dolce tutta la vita. Descriviti in 3 parole. Bella, bellissima e solare. YouTuber, gamer, tecnologico, come ho detto prima. Bellissima, simpatica e super divertente. Ti starle solo? Molto. Poi! Bella, perché sei bella. Cioè io ti guardo e sei bella. Aiuto. E l'ultimo dovresti... Così, la prima cosa che ti dico. Aspetta, ma per stare zitta che devo parlare io. Va bene. Parlare. Ce l'ho anche un po' vantosa, dai. Andiamo avanti che... Poi andiamo avanti. Saluta. Ciao. Alla prossima. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video dalla vostra mitica mamma Giulia e... Giulia.